Buongiorno e benvenuti da Borsare Strumenti Musicali. Oggi sono davvero contento di avere qua con me Alessio Alberghini, mitico mio amico sassofonista grandioso, e per un sassofonista grandioso ci vuole un sassofono grandioso. E per questo stiamo provando il Mar 7, un'occasione usata, veramente in ottime condizioni. E lascio subito la parola a te, anche perché sei molto esperto di sassofoni, quindi cosa pensi di un Mar 7 in generale? Poi parleremo in concreto di questo, un po' la storia di Selmer. Nel contesto che ciò che tutti acquistano sono strumenti più vecchi sono meglio, è questa un po' la sì. Filosofia. Beh, il Selmer è un'nota marca di cui si può solo parlare bene. Il Mark 7 è uno strumento che da un certo punto di vista è stato un po' inflazionato negativamente, messo in ombra dal Mark 6 ingiustamente, secondo me, e, anche perché ci sono Mark 6 meravigliosi e Mark 6 non meravigliosi, così come Mark 7 meravigliosi e Mark 7 non meravigliosi. Questo è tenuto benissimo, sembra uscito da poco dalla sua custodia, salvo piccole cose, ma d'altronde insomma, parliamo comunque di uno strumento usato molto bene. E diversamente da altri Mark 7 che ho provato, ha un suono molto scuro, molto simile alla corposità dei famosi Mark 6. E lo sentiamo? Vai, direi che siamo pronti. C'è spazio, quindi ci muoviamo dentro. No, si sente chiaramente che è uno strumento molto corposo sulle gravi, ma tanti armonici anche salendo, appunto, certo, bilanciato. E adesso tra l'altro lo stiamo provando con... Sì, con che neanche, non è neanche il tuo buchino, esatto. Quindi non è il tuo setup. Comunque lo strumento appunto si presenta davvero molto bene, quindi è incredibile come uno strumento di tanti anni fa possa essere in condizioni così. La tamponatura a mio avviso è stata completamente rifatta, è perfettamente registrato. Il suono con Alessio l'avete sentito e sappiamo che si tratta di uno strumento di quelli che suonano veramente molto molto bene. E quindi vi ringraziamo di averci ascoltato e vi invitiamo naturalmente qua da Borsare Strumenti Musicali per venire a provare questa bellissima occasione. Ripariamo Selmer Mark 7. E non troverete Alessio, ma troverete solo me, che non sono bravo come Alessio, ma sicuramente sono un buon riparatore in caso avete anche bisogno. E niente. Ah, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornata delle nostre successive sempre video che faremo ogni volta. Grazie, a presto. Ciao.